Incominciamo a parlare del grande tema, lo spiritismo. Un tema quanto mai interessante, abbiamo stabilito diverse cose con i nostri studi precedenti, quindi è il momento di parlarne e di parlarne, non dico a fondo perché occorrerebbe ben altro tempo, ma almeno tra stasera e domani sera, a Dio piacendo, di dire le cose essenziali. La Bibbia, attraverso San Paolo, un autore che noi abbiamo imparato a conoscere in queste sere, scrivendo la sua lettera ai Romani, afferma che il Vangelo di Gesù è potenza, in greco dynamis, termine dal quale derivano le parole dinamica, dinamismo, dinamite, dynamis, potenza. Veramente il Vangelo, quando viene accettato integralmente però, non soltanto dal punto di vista culturale, quando viene accettato integralmente, fa diventare una persona veramente potente, anche se non dispone di ricchezze, di grandi amicizie, eccetera. La persona è potente nel senso spirituale, è felice, serena e ha una vita piena. Cosa cerchiamo noi in fondo su questa terra se non questi ingredienti, queste cose, di avere una vita tranquilla, una vita serena, una vita in pace con Dio, in pace con il prossimo e in pace anche con noi stessi. Invece l'uomo che non vuole accettare il messaggio del Vangelo, che non vi conforma la propria esistenza, avendo l'animo vuoto, andrà in cerca di surrogati della potenza, che non gli daranno la potenza e la felicità, ma che egli tuttavia pagherà a caro prezzo. Uno di questi surrogati di potenza che illudono e che si pagano a caro prezzo è precisamente lo spiritismo, praticato da milioni di individui nei 5 continenti, seguaci di questa dottrina o corrente filosofica, se volete, sono umili e famosi, operai, casalinghe, intellettuali e perfino, udite udite, religiosi. Sia ben chiaro, lo premetto nuovamente, che noi studieremo il soggetto di questa sera, come abbiamo studiato i soggetti delle sere precedenti, solo alla luce della Sacra Scrittura, della Bibbia, che è la base accettata del cristianesimo. Perché? Perché il problema dello spiritismo, come quello della morte, non riguarda tanto la scienza e la filosofia quanto la rivelazione, perché si parla di morti, di evocazioni di morti, di spirito di morti, si dice che i morti parlino, entrino in contatto con noi, parlano di Dio, parlano del bene, e qui diciamo che lo spiritismo fa pascolo abusivo. La rivelazione, la Bibbia, non può ignorare questo fenomeno. Quindi entriamo nel vivo del discorso e diciamo in che cosa consiste lo spiritismo, che cosa pretende, e poi cercheremo la confutazione attraverso la Bibbia. Solo la rivelazione, cioè la Bibbia, ci può dare, data la complessità dell'argomento, sufficiente luce con la sua autorità e la sua competenza. Vediamo in breve la storia e le pretese dello spiritismo. Prima di tutto, che cosa significa il termine spiritismo? Leggo dal grande dizionario enciclopedico Fedele quanto segue. Spiritismo, termine derivato dal latino spiritus, sostanza incorporea, e lì torniamo sempre. Potrei dire qui casca l'asino. Torniamo sempre alla definizione filosofica. Spirito, che cos'è?
è la sostanza incorporea capace di percezione e con il quale si vuole designare una dottrina che afferma la possibilità di comunicare con lo spirito di un defunto attraverso un soggetto psichicamente predisposto, che sarebbe il medium, uomo o donna che sia. Parliamo dell'origine dello spiritismo moderno, anche se lo spiritismo è vecchio quanto il mondo. Parliamo di quello moderno. L'evocazione dei morti allo scopo di interrogarli è antichissima, antichissima. In tutti i tempi e in tutte le religioni dell'antichità pagana, la necromanzia, con gran treno di magi, di negromanti, di mistero, faceva parte integrante delle varie forme di culto. In altre parole, il paganesimo, greco prima, romano poi, egiziano prima ancora, babilonese, assiro, eccetera, eccetera, era fatto per la maggior parte dei casi, delle volte, era fatto di spiritismo, era fatto di evocazione dei morti. C'era il culto dei morti proprio. Questo culto dei morti, disgraziatamente, noi lo ritroviamo in seno a gran parte della cristianità moderna, anche se in un'altra forma. Tuttavia, lo spiritismo, come moderna rivelazione, si fa nascere nello stato di New York, Stati Uniti, esattamente in un piccolo villaggio chiamato Hydesville, non lontano da Rochester, il 31 marzo 1848. Ricordatevi la data. 31 marzo 1848, pochi giorni dopo le celebre cinque giornate di Milano, quando i milanesi cacciarono gli austriaci. Due giovani sorelle, Margaret e Kate, figlie del dottor Fox, avendo ripetutamente udito dei colpi nella loro casa isolata, pensarono burlescamente di entrare in comunicazione con l'essere che li produceva. Allora cosa fanno? Battono le mani e i colpi riprendono. La madre delle ragazze, cosa avrebbe dovuto fare la madre di queste ragazze? Che silenzio! Avrebbe dovuto dire: sentite, piantatela, per ragazze dormite e basta. Ma si vede che la madre era la madre delle figlie, che non avevano molti complessi, non avevano paura, eccetera, no? La madre delle ragazze, avvertita, chiese di contare fino a 20. Ci si è messa pure lei. E 20 colpi vennero battuti. Poi la madre delle ragazze aggiunse: se sei un essere umano, batti un colpo. Silenzio. Se sei uno spirito, batti due colpi. Risuonarono due colpi. Si intavolò una conversazione. Ogni lettera era tracciata da un numero di colpi corrispondente al suo posto alfabetico. Nasceva la tiptologia, o il linguaggio dei colpi battuti. Si venne così a sapere che colui che batteva era lo spirito, tra virgolette, di un tale Charles Hines, vedovo, padre di cinque figli, che era stato assassinato da un vecchio inquilino di quello stabile e sotterrato in cantina. Si fecero degli scavi e si scoprì nella parte della cantina designata la maggior parte di uno scheletro umano. Ben presto le sorelle Fox diventarono due medium, cioè due mezzi di comunicazione, due intermediari nell'evocazione dei defunti.
Ben presto tutta l'America si infiammò di interesse per questo nuovo fenomeno. La grande corsa dall'ovest verso le miniere della California non frenò l'interesse per lo spirito che fu ben presto accettato da milioni di persone. Voi sapete che in quegli anni c'era la grande corsa dalla costa atlantica dell'est verso l'ovest, verso le famose miniere della California. Ma questo interesse per lo spiritismo si estese come un fuoco di prateria. Sentite gli enormi progressi dello spiritismo in pochi anni. 1852, a Cleveland, primo congresso spiritico. Stesso anno il contagio dello spiritismo raggiunge l'Inghilterra vittoriana. 1853, lo spiritismo entra in Germania con un gruppo di medium americani. 1854, a soli 6 anni dagli inizi si contano oltre 3.000 seguaci dello spiritismo nei soli Stati Uniti. 1858, esce a Parigi il primo numero della Revue Spirit, Journal d'études psychologiques, sotto la direzione di Alain Kardec, pseudonimo di Léon Hippolyte Denisard Rivail, fondatore della scuola spiritica francese, maestro elementare di Lione. Pare che gli spiriti gli ordinassero di cambiare il suo nome con lo pseudonimo celtico di Alain Kardec. Nel 1857 aveva pubblicato il suo libro dal titolo impressionante. A quel tempo c'era più carta, si vede, e la gente aveva più pazienza. Sentite che roba, che razza di titolo. Altro che arriveranno i nostri eroi, eccetera, eccetera. Il libro degli spiriti, contenente i principi della dottrina spiritica sull'immortalità dell'anima, la natura degli spiriti e i loro rapporti con gli uomini, le leggi morali, la vita presente, la vita futura e l'avvenire dell'umanità, secondo l'insegnamento dato dagli spiriti superiori tramite vari medium raccolti e ordinati da Alain Kardec. Fine del titolo. Non c'è più titolo. Cosa insegna e come si manifesta lo spiritismo? E cosa nota, però, vogliamo riepilogare. Leggo dal libro degli spiriti di Allan Kardec. Lasciando il corpo, l'anima rientra nel mondo degli spiriti, donde era uscita, per riprendere una nuova esistenza materiale dopo un periodo più o meno lungo durante il quale si trovava allo stato di spirito errante. Quindi vedete, siamo in piena tesi tradizionalista, lontani mille miglia dalla Bibbia e in piena filosofia greca di Platone. Ancora, lo stesso libro. Rientrando nel mondo degli spiriti, l'anima vi ritrova tutti coloro che ha conosciuto sulla terra, e tutte le sue esistenze precedenti le tornano alla memoria, con il ricordo di tutto il bene e di tutto il male che ha fatto. Gli spiriti incarnati abitano in diversi luoghi dell'universo. Gli spiriti non incarnati o erranti non occupano una regione determinata e circoscritta. Essi sono dovunque nello spazio e accanto a noi. Ci vedono e ci sono sempre vicini. Tutta una popolazione invisibile si agita intorno a noi. Questo dice Alain Kardec. È chiaro? Sono le pretese dello spiritismo. In una camera, in certe condizioni di luce particolare, adesso vediamo come si manifestano gli spiriti, tra virgolette, come si entra in comunicazione con i morti,
in certe condizioni di luce particolare attraverso il medium che cade in trance o sonno ipnotico, durante il quale si verificano fenomeni di levitazione, cioè oggetti pesanti si sollevano in aria, o materializzazioni, cioè i sedicenti spiriti assumono forme corporee per manifestarsi ai nostri sensi, generalmente come forme evanescenti e fantasmi. Si manifestano così. Ora, io so che qui in questa sala ci sono delle persone che probabilmente hanno partecipato a sedute spiritiche o che partecipano ancora a sedute spiritiche. Comunque so che una persona nel lontano passato, qui presente, ha partecipato a sedute spiritiche, però poi le ha lasciate queste sedute spiritiche perché ha conosciuto il Vangelo, ha conosciuto la Bibbia e l'ha accettata. Io vorrei che venisse qui e mi desse una mano. Pepino Losio di Milano, vuoi darmi una mano per favore? Ci siamo messi d'accordo 10 minuti prima della conferenza. Ecco, questo signore, mio grandissimo amico, ci siamo conosciuti da giovani, a quel tempo io avevo i capelli bianchi e la barba pure, i capelli neri e la barba nera, adesso sono passati tanti anni, mi ricordo che abbiamo studiato la Bibbia insieme. La Bibbia l'aveva studiata con altri amici. Adesso io gli vorrei rivolgere alcune domande precise, perché lui è un guarito, diciamo, no? E bisogna guarire da questa filosofia. No, adesso la faccio a lui. Se poi avete qualche domanda da fare a lui, d'accordo, sempre su questo tema. Allora io vorrei dirti questo. Per quanti anni tu hai praticato lo spiritismo? Grosso modo almeno 10-12 anni. Non è mica un giorno, eh? 12 anni. Però tu hai sempre partecipato in una cerchia. Quanti eravate lì? Dunque, il circolo di cui facevo parte era composto quasi sempre dalle 12 alle 15 persone. Perché ci vuole un certo numero di persone, sì, no? Queste. Sono le catene. Questi dati le forniva solitamente lo spirito guida. Lo spirito guida. Allora, di sera, di giorno. Anche di giorno. Però si spegneva la luce. No, anche a luce. In ogni condizione di luce. In ogni condizione di luce. Allora c'era un medium, sì. Uomo o donna, uomo. Cadeva in trance, sì. E lì si chiedeva di parlare con chi. Si aveva la scelta di parlare con un certo spirito, l'evocazione dei defunti, no? Dunque il responsabile, diciamo, del circolo chiedeva attraverso il medium che si manifestasse lo spirito guida. Questo medium aveva due spiriti guida, nella persona, nell'entità, così la definisco, di Giacomo Matteotti e di un professore chirurgo. Ah, Giacomo Matteotti, sì. Assassinato il 10 giugno, sì. 1924, sappiamo in che circostanza. E allora, diciamo, si sentiva la voce. A volte, di questa entità. A volte c'era la voce diretta e a volte invece questi spiriti si esprimevano attraverso le corde vocali del medium. Del medium. Hai mai visto materializzazioni? Sì. Che cosa hai visto? Dunque ho potuto vedere degli apporti e a volte dalla bocca del medium che era in trance usciva questo ectoplasma che piano piano si formava sotto forma di persona fisica e poi questo si muoveva, volteggiava per aria e a volte si sentiva, si percepiva la voce
uscire dal... Da questo ectoplasma? Sì, ecco, questo ectoplasma usciva dalla bocca del medium? Sì, sotto forma di nube che piano piano però si conformava sotto una persona fisica, ecco, gli aspetti fisici. Io parlando con persone che hanno partecipato a sedute spiritiche, ho sentito che a un certo momento questa entità, o che so io, si arrabbiava, spaccava tutto e la gente era, insomma, era paurita e tutto finiva. Non ti è mai successo una cosa simile? No, diciamo, quello che posso dire è che a volte quando si chiedeva ulteriori informazioni di notizie che alcuni membri del circolo avevano assistito in altre sedute con altri medium, quindi con altri spiriti guida, e lì si chiedeva ulteriori conferme o smentite, subentrava questo stato di tensione, di nervosismo sia del medium e sia attraverso a volte anche con la cessazione rapida della fenomenologia a cui si era assistito. Insomma, questa entità si arrabbiava, cosa facevano? Qualcosa di simile? Cioè, sì, ecco, era contrariata. Ecco, non voleva che si frequentasse altri circoli. Allora, tu però a un certo momento sei entrato in contatto con la Bibbia. Sì. C'erano dei miei colleghi prima di me, però tu quando tua madre studiava la Bibbia, tu hai detto, cosa hai rifiutato, sì, di studiare la Bibbia? Io sì, non volevo proseguire, tanto erano ferme le mie convinzioni in quella strada che stavo percorrendo. Come mai ti dà fastidio la Bibbia? Come la ritenevi? No, siccome io ero già religioso. Cioè tu andavi in chiesa, eri un cattolico? Ero cattolico. Andavi in chiesa, sì. Ma eri cattolico però, osservante o l'acqua di rosa? Fino a un certo punto ero cattolico osservante. Sì. Dopo un certo momento che alcune domande mi sorsero nella mia mente, cercai delle risposte che non trovando nella religione e mi buttai a braccia aperte nelle braccia dello spiritismo. Allora era un po', diciamo, non so, una specie di delusione da parte della religione. Sì. Allora cercavi qualche cosa e pensavi di averlo trovato nello, sì, spiritismo. Sì, certamente. Però a un certo momento, come mai, dopo aver rifiutato, tu hai studiato la Bibbia? Che mi ricordo l'abbiamo studiata insieme. Per quanto tempo? Grosso modo un buon anno, sì, sì, sì. Allora sì, studiavi, sì, la Bibbia con me, però continuavi ad andare alle sedute. Sì, perché diciamo le convinzioni erano talmente radicate profondamente che mi risultava difficile, anche se a volte percepivo il modo di esprimere della Bibbia con le nozioni che recepivo durante la seduta spiritica. Tanto erano quasi affini certe volte le dottrine. Quello che non combaciava era il momento che da una parte la Bibbia mi dice che i morti dormono, mentre là quindi che non sanno niente, ecco, mi si dava invece la consapevolezza che i morti sanno tutto, i morti a meno tutto. Beh, però ho avuto anche delle delusioni. Questo forse è stata la molla che mi ha fatto scattare e dire devo chiudere, perché percepisco che qui non c'è tutta la verità, insomma. Mi dicevano che il Dio è un Dio d'amore, mentre io nel cattolicesimo percepivo soltanto il Dio vendicativo, il Dio punitore, il Dio che castigava, e in questo caso avevo quindi la certezza che, tant'è vero che quando alcune volte si chiedeva informazioni sulla Sacra Scrittura, le entità, le metto tra parentesi questo termine, erano spesse volte d'accordo, d'accordo, soltanto che attribuivano a Gesù Cristo come uno spirito elevato,
E egli aveva quindi il compito di portare luce all'umanità che era nell'ignoranza, era nell'oscurità, nell'oscurantismo. Qual è stata la tua ultima seduta? Ne hai partecipata a una? A una cinquantina. Cinquantina, 10-12 anni. Mm-hmm. La tua ultima seduta, tu hai detto questa volta è l'ultima volta e basta, chiudo. Hai detto così oppure hai deciso dopo? No, ho deciso dopo. Ah. Ho deciso dopo perché riflettendo, diciamo, sì, alcune cose che avevano dette, mentre alcune volte si erano perfettamente confermate nella realtà, ultimamente invece alcune cose non si riscontravano nella realtà. E allora dico, se mi ha detto una cosa e poi non si verifica, perché? E cominciarono così le mie nuove domande e un mio nuovo approfondimento, una mia nuova ricerca, un mio accanimento studiare meglio la scrittura, per vedere se attraverso la scrittura potessi ottenere finalmente piena risposta e piena soddisfazione alle mie esigenze più profonde. E tu hai ricevuto queste risposte dalla Bibbia? Le ho ricevute. Hai ricevute? Le ho ricevute. Allora, che cosa consiglieresti a degli amici che, non conoscendo la Bibbia, pensando di fare il bene, pensando in modo positivo, seguono queste sedute spiritiche? Cosa gli consiglieresti tu stasera, così, alla mano, in poche parole? Innanzitutto di continuare oppure? Innanzitutto riflettere molto bene quanto noi troviamo l'accorato messaggio che riceviamo dalla scrittura. Uh-huh. Cari amici, voglio dire soltanto una cosa. La verità non è separabile, non è una cosa che si possa dividere o moltiplicare. Bisogna provare per credere, provare quello che io provai, la lotta che continuai a fare, tanto che anche quando accettai la scrittura come regola, come unica regola di vita e di fede, in me continuava la lotta. Perché? Perché il tarlo che avevo nella mente aveva lasciato il suo segno. E quindi, come il signor Pisigale prima diceva, che abbiamo studiato assieme la scrittura, abbiamo studiato assieme la Bibbia, e io resistevo in continuazione anche con altri suoi colleghi che cercavano di far di tutto per farmi capire l'errore in cui ero caduto, volontariamente o involontariamente secondo il loro modo di vedere, ma la mia lotta proseguiva incessantemente fino a quando riversai tutta la mia attenzione sulla profezia. Le profezie della Bibbia? Le profezie della Bibbia, che contrariamente alle predizioni, perché non si può parlare di profezia, le predizioni che recepivo durante questi incontri non mi davano piena soddisfazione, mm-hmm. mentre la profezia della Bibbia mi convincevano quotidianamente della grande differenza, della più elevata natura, cosa che invece... Forse porto via troppo tempo. No. Che invece mi si diceva e mi si cercava di convincere che quelli erano i messaggi non plus ultra, perché venivano proprio dal regno di Dio che si manifestava attraverso questa entità. Sì. Allora, molti si limitano a negare il fenomeno concludendo che sono tutti imbrogli e che non si vede e non si sente niente. È un errore, perché abbiamo già appena sentito dall'amico Losio che non è così. Oh, mica è stato una volta lui. È stato 50 volte e passa nello spazio di 10-12 anni. Quindi era proprio un habitué, era proprio un frequentatore. Allora,
si sente e si vede. Allora dobbiamo farci delle domande cercando di rispondervi. È vero che dopo la morte l'anima vaga nell'universo, secondo la Bibbia? No! No! Abbiamo detto che quando l'uomo intero, corpo, anima e spirito, viene meno, lo spirito, che una parte è una scintilla impersonale di vita, datagli dal creatore alla nascita, se la prende Dio, ma questa scintilla non è capace di percezione, in altre parole non soffre, non gode, se la prende in Dio, il corpo va nella terra, c'è l'assenza di anima, di vita, di sensazioni, cose che riprenderanno quando i tre elementi costitutivi della natura umana, corpo, anima e spirito, si ricomporranno alla resurrezione, quando tornerà il nostro Signore, prima no. Quindi no, l'anima non vaga un bel niente, vaga secondo Platone, ma non vaga secondo Cristo. Il Dio non dice l'anima che vaga, sono gli uomini che dicono questo. La trappola tesa alla Chiesa cristiana primitiva al tempo della grande apostasia è stata questa, che ha accettato supinamente che cosa? Ha accettato Platone. Però non è che dica io sia il tempo di denunciare queste cose, perché queste cose la Bibbia le ha sempre denunziate, ma è il tempo di continuare a dire no, non è così, l'anima non vaga per niente. È vero che i defunti possono essere interrogati dai vivi e con quei sistemi? No, perché i morti non sanno nulla e dobbiamo gridarlo a alta voce. Che cosa insegna la Bibbia circa l'anima? Quello che ho detto prima, l'anima è sinonimo di vita. Quando uno muore, ma non aprite la finestra per favore, come fanno in certe parti del nostro paese, che mandano fuori l'anima. Noi siamo a quei livelli, siamo nell'anno 2000 quasi, c'è la superstizione che domina. E il diavolo ha fatto un'insalata russa di filosofia pagana, di superstizione, di leggende, di paure, eccetera, eccetera. Ne viene fuori che cosa? La perdizione eterna, purtroppo. Che cosa c'è veramente dopo la morte, immediatamente dopo? Non parlo della resurrezione, non c'è niente dopo, non c'è niente, si è nell'attesa. Allora, riepiloghiamo, qual è la risposta della Bibbia? Anima, corpo, spirito, l'uomo secondo la scrittura non ha un'anima, ma è un'anima. L'anima è la sensazione della vita, identificata con l'io, con la coscienza dell'esistere. Dio fece l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Quando l'uomo muore, i due elementi, la terra e l'alito vitale datogli da Dio, si separano. Abbiamo la cessazione della vita, che riprenderà la resurrezione quando nuovamente i due elementi, terra e alito divino o spirito, per miracolo divino, si riuniranno nuovamente, facendo dell'uomo ancora un'anima vivente. E adesso leggo nella versione cattolica della Bibbia, edizioni paoline, quanto ho letto nella Bibbia versione Luzzi, che è la stessa cosa, le Bibbie sono tutte uguali. Allora, state bene a sentire cosa dice nel libro dell'Ecclesiaste la versione delle paoline, con tanto di imprimatur. I vivi sanno che moriranno. Siamo d'accordo che lo sappiamo che dobbiamo morire? Certo. Ma i morti non sanno più nulla. Non c'è più mercede per loro. Anche il loro ricordo è obliato, il loro amore, il loro odio, l'invidia, tutto è finito. Non hanno più parte col mondo per quello che succede qua giù. E poi,
tutto quello che ti occorre di fare, fallo mentre sei in vita, perché non ci sarà più né attività, né pensiero, né conoscenza, né sapienza giù, nel soggiorno dei morti, dove stai per andare. La polvere ritorni alla terra, com'era, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. È chiaro il messaggio della Bibbia, per chi lo vuole ascoltare, sì. Allora, i morti non sanno nulla e non appaiono a nessuno. I morti quindi non possono apparire né alle manifestazioni spiritiche o altrove. Chi sono dunque questi esseri che si mostrano o si fanno sentire? E adesso arriviamo alla domanda, andiamo per esclusione. Sono forse gli angeli di Dio? Perché abbiamo detto, ci sono i trucchi, lo spiritismo pasticcione che fa apparire lucciole per lanterne, lo abbiamo escluso. Ma c'è lo spiritismo un po' più serio, diciamo, ecco per intenderci. Anche se il diavolo non è serio, per niente. Allora, se non sono i vivi con i loro trucchi, voi sapete, una delle sorelle Fox, domani sera riprenderemo e vedremo la fine che hanno fatto quelle due povere ragazze. Oh, che fine! E le loro confessioni. Sapete cosa facevano queste qui? Facevano la tiptologia con l'alluce, capito? E chi li vedeva, specialmente a quel tempo, mica c'erano le minigonne le donne. Facevano il trucco, capito? Allora, se non sono i vivi, se non sono i morti, sono forse gli angeli di Dio? Cosa? Gli angeli di Dio che si fanno imprigionare dai tavoli parlanti nella semioscurità? Come si manifestano gli angeli nella Bibbia? Vi ricordate? Quando è apparso l'angelo ai pastori nella notte della nascita di nostro Signore Gesù Cristo, vi ricordate? C'è scritto nell'Evangelo di Luca, il capitolo 2, il versetto 9, e un angelo del Signore si presentò ad essi, ai pastori, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e temettero di gran timore, certo. Poi un angelo che va a liberare San Pietro, prigioniero di Erode, incatenato addirittura al polso dei soldati romani, come erano abituati a fare a quel tempo. Ed ecco un angelo del Signore, sopraggiunse una luce, risplendé nella cella, e l'angelo percosso il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo, levati prestamente, le catene gli caddero delle mani e lui uscì. Poi Apocalisse, capitolo 18, il versetto 1, parla di un altro angelo che appare, 18, versetto 1, ricorderete questi testi, chi conosce un po' la Bibbia. Dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva gran podestà, e la terra fu illuminato dalla sua gloria. Capitolo 10 dell'Apocalisse, il versetto 1, il versetto 3. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nuvola. Sopra il suo capo era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco, e gridò con gran voce nel modo che rugge il leone. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Caro amico Losio, le entità, fra virgolette, che facevano la voce del tuono quando parlavano? O bisbigliavano soltanto? E allora andiamo per esclusione. Se non sono gli uomini morti, se non sono gli angeli, allora sono i demoni. Questo è l'insegnamento chiaro e irrefutabile della Bibbia. Cari amici, qui non c'è da offendersi, perché la verità non deve offendere nessuno. Questa è la verità. Noi viviamo in un paese che per altre cose, in politica, eccetera, e in amministrazione, vuole sapere la verità. È vero o no?
Ebbene, io la voglio sapere questa verità, soprattutto nelle cose dello spirito, perché mi interessano molto. L'insegnamento chiaro e irrefutabile della Bibbia: sono demoni. Essa insegna che Lucifero, essendosi ribellato al governo di Dio per un peccato di orgoglio e di vanità, è stato cacciato dal cielo con gli angeli ribelli, divenuti demoni e relegati su questa terra, teatro da allora delle loro operazioni malvagie. Però adesso cercate di seguirmi un pochino. Va da sé che oggi Satana si manifesta in modo diverso da secoli fa, quando si diceva che le scope fossero i veicoli delle streghe, d'accordo? Nel Medioevo si faceva vestire da satiro. In un secolo scientifico come il nostro veste l'abito scientifico. Eh sì, al diavolo piace moltissimo la veste scientifica, è mica scemo questo. Scusate, ma voi lo vedete un ladro che se ne va in giro come ai tempi dei Corriere dei Piccoli, con la coppola sulle 23, col sacco e i pantaloni sdrucciti? Ma quello è un povero diavolo, non è un ladro. Un ladro che si rispetti, scusate il linguaggio un pochino, il ladro veramente ladro, come va vestito? Io ho conosciuto un amico che gestisce una colonia di ex drogati, e mi ha fatto parlare con questi ragazzi guariti dalla droga. E uno, un bel ragazzo, mi ha detto, cioè, sai cosa facevo io? Era figlio di papà questo. La firma del padre di questo ragazzo, che era un proprietario di non so quanti tir, quando vedevano apparire la firma di papà, e sapete cosa faceva lui? Vestito, mica come il ladro del Corriere dei Piccoli, vestito lì come un figlio di papà, elegante, 25enne, con il linguaggio sciolto, andava lì alle banche e pigliava un sacco di soldi, perché c'era la firma di papà che faceva lui però, e viaggiava su delle fuoriserie con delle ragazze vistose a fianco, e la gente lo invidiava. Ma era un farabutto, poveretto. E finì, dove finì? Meno male che lo recuperò questo mio amico con grandi sacrifici da parte di lui e da parte dell'interessato del mio amico. Il ladro si presenta nel migliore dei modi, perché è un ladro, è un truffatore. Attenzione! Quindi l'abito scientifico di Satana. Potete sapere cosa c'è scritto sul luogo dove le due sorelle Margaret e Kate Fox intavolarono la conversazione con il famoso spirito nel 1848. C'è scritto così: luogo di nascita dello spiritismo moderno. Qui sorgeva la casetta di Hillsville, la dimora delle sorelle Fox, a mezzo delle cui capacità medianiche ebbe inizio la comunicazione col mondo degli spiriti. 31 marzo 1848. La morte non esiste, non ci sono morti. Carl Dollar qui pose il 6 dicembre 1927. Non c'è la morte, non ci sono i morti. Andatelo a dire ai becchini e andatelo a dire ai chirurghi, che poveretti, con tutta la loro sapienza, la loro forza, a un certo momento vedono venire meno i poveri corpi che sono lì alle loro cure. Una disgrazia può succedere a tutti. Andate a parlare con i ministri di culto e ditegli che i morti non ci sono, che fanno funerali continuamente. Io ho fatto dei funerali, anche due funerali al giorno, cari amici. E i funerali peggiori che un ministro di culto possa celebrare, sapete quali sono? Quelli dei giovani e dei bambini. Io a Torino ho celebrato il funerale a una ragazza che 10 giorni dopo avrebbe dovuto sposarsi, una ragazza di 20 anni. C'erano forse 500 persone,
e io ho dovuto parlare. Sapete che è difficile a volte parlare in pubblico? In quelle occasioni l'hanno vestita con l'abito da sposa, poverina. L'hanno messa lì dentro. Altro che la morte non esiste. Ma queste sono scemenze! La morte c'è, dice la Bibbia, ed è il salario del peccato. La morte è la conseguenza del peccato, altro che non ci sono i morti e non c'è la morte. Ma queste sono panzane, e ci sono ancora milioni di persone che credono a queste panzane, e quando si parla della Bibbia la prendono con le molle, come se si trattasse di un libro impuro. E che questa paura del bene? Avete sentito le parole del nostro amico? Cioè io ho capito che non era la strada da seguire e basta. Ci è voluto del tempo, ha lottato. Ma le sue parole provano che si può essere liberati da Satana in questo campo e in altri campi, certamente. Continuo ancora a leggere qualche dichiarazione farneticante dello spiritismo. Un certo Uriah Smith nel secolo scorso fece una ricerca particolare sullo spiritismo, era un uomo di studio, e ci dice quanto segue dopo aver tanto cercato. Il vecchio diavolo è astuto e maligno come sempre, e questi suoi demoni, comportandosi come angeli di luce, spesso occultano, mascherandolo, il vero scopo delle loro azioni, sfoggiando un preteso zelo per la verità, perfino leggendo la Bibbia e spronando la vita cristiana, tutto per acquistare fiducia e un più fermo possesso della vittima. Dietro a tutto questo sta il sinistro proposito di ridurre in schiavitù l'umanità attraverso malie e incantesimi, così che essa cada sotto il dominio del loro signore e padrone, Satana, il nemico di Dio. La Bibbia dichiara apertamente che l'aria che avvolge la nostra terra è piena di spiriti, sì, ma maligni, non gli spiriti dei morti, gli spiriti dei vivi, però dei demoni. E se così è, noi non ci dobbiamo sorprendere dei loro sforzi per comunicare con l'uomo e per indurlo al male. E ancora questa citazione: lo spiritismo intende cancellare in questo modo la distinzione biblica posta fra il destino dei santi e quello dei peccatori, pretendendo che tutti da ultimo raggiungeranno la beatitudine celeste. Nostro Signore farà un'amnistia generale e tutti saranno perdonati. Ah no, amici, ah no. E nostro Signore sarebbe venuto a morire in croce tra atroci sofferenze morali e fisiche per poi fare l'amnistia generale. Ma questo è il diavolo che dice queste cose. E siccome a molti dà fastidio la questione del giudizio, e dicono, perché no? È così buono il Signore. Certo, buono ma giusto. Buono ma giusto. Milioni di persone sono morte, torturate e ammazzate dall'odio dei persecutori. Nei primi secoli dell'era cristiana, ancora di più nel Medioevo, dall'intolleranza atroce delle guerre di religione, e sicché gli altri invece ci arrivano lì in paradiso così, come facendo una passeggiata, andando per un picnic. E qui l'insidia del diavolo, e qui il ladro che si traveste, che va in giro con la Maserati, e qui il diavolo che usa parole bibliche, dichiarazioni Dio ama eccetera, però poi ti dà il veleno. Eccolo qui. Ma esaminandolo da tutti gli angoli, uno probabilmente colpisce di più, e cioè che colpisce di più è la mediocrità, l'inanità, la trivialità della maggior parte delle comunicazioni, dove spesso c'è il turpiloquio,
dove spesso c'è la bestemmia, dove spesso c'è l'insinuazione, non ci sono principi profondi, direttive elevate, nessuna verità grande e sublime in appoggio alle loro proclamazioni. Al contrario, la decadenza mentale, morale, fisica è spesso il risultato del pasticcio dello spiritismo. È uno spettacolo spiacevole, il frutto è guasto, quasi corrotto, non c'è che dire. E quelli che ricercano la verità, che cosa fanno? Chiudono e basta, e se ne vanno altrove. Molti seguono lo spiritismo, non tutti, come si fanno a stabilire delle cifre. Molti seguono lo spiritismo per questo desiderio di potenza, di prestigio, poter influire sulla mente degli altri, poter fare colpo. Ci sono persone malate di narcisismo quasi patologico, lo abbiamo detto all'inizio dei nostri incontri, di esibizionismo, di protagonismo, devono mettersi in mostra. Lo spiritismo è un misto di paganesimo antico, di cristianesimo mistificato, di pretesa scientifica, di pretesa filosofica. In tal modo seduce i religiosi, gli intellettuali, gli scienziati, e invece non è altro che il vecchio imbroglio satanico presentato a una generazione sofisticata. Con l'abito della novità, di fronte a questo fenomeno, il vecchio cristianesimo, quello biblico, sembra arretrato, fuori moda, semplicistico, superato e a volte ridicolo, secondo lo spiritismo. La Bibbia condanna lo spiritismo.